Vanno di pari passo le due tragedie dei nostri tempi, la guerra in Ucraina e la povertà che purtroppo dilaga, e la guerra rischia di acuire ancora di più questo fenomeno che riguarda anche una larga fascia di popolazione la quale fino a non molto tempo fa conduceva una vita normale. A lanciare l'allarme Don Ciro Torre, che da anni gestisce una realtà molto importante a Salerno, la mensa dei poveri Casa Nazaret. La povertà, sottolinea Don Ciro, lede la dignità umana. Educarli alla solidarietà è la cosa più bella, insomma, per tutti i ragazzi, per tutti i giovani, perché hanno delle potenzialità infinite, e quindi aiutarli, farli pensare, farli riflettere è la cosa più bella che esiste, diciamo. Poi si troveranno contentissimi tutti quelli che vengono nella mensa per fare servizio, restano sempre amici e ci vengono sempre a trovare. Innanzitutto il pranzo ogni giorno nel cestino, perché non possono entrare per mezzo della pandemia. Poi dopo questo ci sta ancora il servizio delle docce e poi l'ambulatorio per i medici ogni lunedì e poi l'aiuto necessario anche dei viveri che diamo a queste persone ogni settimana e quasi ogni mese, tutti quelli che bussano alla porta, insomma, non se ne vanno mai con le mani vuote, perché è importante. Dici, ma qualcuno forse non ne ha bisogno, a noi non interessa, perché non si risolvono i problemi con la violenza, non si risolvono mai, si risolvono sempre col dialogo, difficile dialogo si deve risolvere. Però l'altra guerra è ancora più profonda, la guerra nel nostro, l'aumento eccessivo di numeri di famiglie povere, che stanno, qualcuno è proprio sul lastrico per tutto quello che sta succedendo, che è successo. E quindi c'è questo bisogno. La Caritas diocesana sta facendo un lavoro preziosissimo, importantissimo, e speriamo che tutti quanti noi possiamo fare questo lavoro per sostenere e per dare dignità a queste persone, non per mortificarlo, ma per dare dignità, per risolvere pure qualche piccolo grande problema.